Quella che aspetta le nostre versiliesi sarà un'altra domenica molto importante nei principali campionati dilettantistici. In Serie D il Teravezza a Pozzi, che non subisce gol da più di 200 minuti, ma che non vince da tempo, ha collezionato 2-0-0 consecutivi e 3 punti nelle ultime 4 gare, ospiterà sul rinnovato manto erboso del Buon Riposo di Pozzi domenica alle 14:30 la formazione ligure del Vado, alla ricerca soprattutto del gol, la squadra verdazzurra del tecnico Walter Vangioni. Il Real Forte dei Marmi Querceta invece, che ha reagito benissimo dopo che aveva fatto soltanto un punto nelle precedenti 3 gare, ha vinto domenica scorsa a Ponzacco in casa, vista l'indisponibilità ancora del Necchi Balloni, che comunque è pronto per la prossima gara casalinga che il Real Forte Querceta giocherà fra 2 settimane lì con il Fossano. Dopo la vittoria con il Savona a Ponzacco per 2-1, questa domenica il Real Forte dei Marmi Querceta di mister Amoroso, che è ancora squalificato, ne avrà fino a gennaio, affronterà il Ligorna in trasferta. In eccellenza invece il Camaiore gioca in casa al Comunale contro il Castelnuovo dopo aver trovato la via del gol dopo tantissimi pareggi, mentre la Virtus Viareggio, che ha centrato i primi punti stagionali dopo 9 sconfitte consecutive, 7 in campionato e 2 in coppa, ha vinto a Castelnuovo domenica scorsa e stavolta a Montignoso cercherà di ripetersi contro la San Marco Avenza.